David Borselli, una gara un po' maledetta, insomma, un 3-2 finale piuttosto amaro. Cosa ne pensi di questa gara persa con il San Vito in casa? Che cosa vi aspetta ora? La gara è stata beffarda, proprio alla fine, dopo avevamo recuperato due volte sui nostri errori e alla fine si sono meritati la vittoria, ci hanno creduto di più. Noi abbiamo sempre perso gli scontri diretti e quindi... La pagate? La paghiamo, sì. E avete perso questa volta con 3 gol di Matteo Mulas, la punta del San Vito, che era sempre lì tra le linee, che disturbava. Tu da centrale hai cercato di arginarlo, è anche vero che sono venute da palle dove la tua responsabilità non è stata fondamentale. Ma cosa ne pensi di questo giocatore, tu che ne hai visto tantissimi in questo campionato di prima categoria? È stato molto bravo perché ha sfruttato degli errori nostri. Il primo gol ci ha creduto, nel secondo c'è stato un mezzo rimpallo e nel terzo è stato bravo, l'ha piazzata bene, però insomma è un giocatore che a loro fa molto comodo perché comunque va su ogni pallone, è bravo tecnicamente, mi è piaciuto. E che fa la differenza. E senti Davide, è anche vero che voi una volta acciuffato il pareggio, il 2-2 col tuo rigore, avete avuto 3 punizioni dal limite che avreste potuto sfruttare meglio. Questo insomma è un po' una nostra pecca, non sfruttiamo molto le palle inattive, sia le punizioni che anche i calci d'angoli. Purtroppo dovevamo sfruttarle meglio, sì. Sono 3 punizioni battute a mezza altezza che non servono a niente. Ascolta, David, pensi che il Cuscaglieri comunque non abbia più o meno intatte le chance almeno di arrivare ai playoff? Vi aspettano 4 gare fondamentali, punterete a fare 12 punti, l'animo comunque è ottimo perché lo spogliatoio farà da traino, giusto? Siete una squadra compatta. Noi siamo una squadra compattissima, ci divertiamo. Che è importante. Già da domenica abbiamo un altro scontro diretto che non dovrebbe essere per noi un motivo di felicità, ma speriamo che questa volta insomma vada bene. Ma tra l'altro siete una squadra a trazione anteriore con 3 ruote, un allenatore vero che è Maurizio Cardeo, gli altri due siete tu e il tuo compagno di squadra Michele Sau, che avete fatto il corso allenatori e insomma qualche cosa la dite in campo, no? Sì, però ancora siamo completamente giocatori. Per allenare ci penseremo più avanti. Benissimo Davide, in bocca al lupo per il proseguo del tuo campionato e per la fascia di capitano che so che hai già destinata a qualche tuo compagno. Sì. A nessuno. Arrivederci. Ciao.